Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi after patch per passarsi l'Avenger. Ragazzi, i requisiti di questo glitch sono semplicemente per chi passa l'Avenger che lo possiede già moddato all'interno della base operativa. Un amico che ci dà una mano, la possibilità di buggarci all'arena ragazzi, ovviamente la base operativa e il donatore deve avere l'Avenger moddato all'interno, invece il ricevente lo deve avere originale ragazzi. La base può anche non essere la stessa. A questo punto possiamo farci aiutare da un nostro amico raga che dovrà stare nel lavoro da titano per buggarci. Quindi chi si bugga passa l'Avenger ragazzi, l'amico non fa praticamente nulla. Adesso gli diciamo al nostro amico di andare in una sessione a solo inviti in mira differente ragazzi dentro il lavoro da titano. È fondamentale che sia così. Noi invece dobbiamo essere in una sessione a inviti in un'altra lobby, quindi in due lobby separate in mira differente. L'amico deve andare in mira manuale ragazzi. Per andare in mira manuale cosa dovrà fare? Start, online, creatore, e al creatore cambia la modalità di mira oppure lo fa storia, e a quel punto andrà in una sessione a inviti. Una volta che è arrivato nella sessione inviti, il nostro amico che è mira manuale dentro al titano dovrà invitarci. Noi cosa dovremo fare? Per chi gioca all'Xbox prende l'invito ragazzi e schiaccia freccia destra subito dopo. Invece per chi gioca da PS raga dovrà fare questo: partecipare sull'amico che sta nel titano, e una volta che ha partecipato nell'amico che sta nel titano, subito dopo quando chiude il menu PS dovrà schiacciare freccia destra per interagire con la biglietteria. Quindi adesso vi faccio vedere il metodo, ve lo faccio vedere prima sbagliando e poi nella maniera corretta, così capite la differenza. Partecipate o vi fate invitare dall'amico, una volta che avete il recupero subito freccia a destra, in questa schermata, cioè nella prima allerta, gli dite al vostro amico di quittare, premete tre volte AOX se giocate da PS e nell'ultimo messaggio aspettate che finiscono i tre boom ragazzi e poi accettate l'allerta. Come potete vedere a me non è riuscito perché ho la minimappa, adesso ci riprovo. Quindi mi metto davanti alla biglietteria, partecipo, se sono da PS sull'amico che sta nel titano in mira differente, se invece giochiamo ad Xbox ci facciamo invitare per prendere la notifica. A questo punto appena partecipiamo o appena ci facciamo invitare spammiamo subito la freccia destra mentre c'è il recupero. In questa maniera quando saremo nella prima allerta gli diciamo al nostro amico di quittare. Una volta che ha quittato spammiamo tre volte A o X velocemente, e a questo punto ragazzi aspettiamo che finiscono i tre boom sull'ultimo messaggio. A quel punto accettiamo l'allerta e sbada bam ragazzi, in teoria ci siamo buggati. Se non ci riuscite potete riprovarci all'infinito, non succede niente. Il metodo è funzionante, è questione solo di timing. Quindi a questo punto gli diciamo al nostro amico che ci ha fatto il titano di venire nella nostra sessione, quindi lo invitate, e una volta che si unisce il nostro amico dentro la sessione gli dite di andare dalla base operativa. Andate anche voi, a questo punto una volta che siete dal vostro amico gli dite di ammazzarvi. Una volta che vi ha ammazzato accetterete il duello come vedete in basso a destra, e una volta che spawnate nel duello raga cosa facciamo? Apriamo il nostro telefono e facciamo AXA o X quadrato X per quittare l'attività, per quittare il duello. A questo punto saremo buggati per entrare dentro la nostra base operativa, noi che stiamo donando l'Avenger. Adesso gli diciamo al nostro amico mentre noi entriamo di richiedere il suo Avenger in modo tale di non averlo all'interno della base. È fondamentale ragazzi. Noi invece una volta che siamo dentro la nostra base, dentro l'Avenger moddato che stiamo passando al nostro amico, saliamo sull'Avenger e teniamo premuto RT
chi gioca da Xbox o R2 per chi gioca da PS, raga. Come vedrete, despawneranno e compariranno tutti i veicoli che stanno all'interno della vostra base operativa. Ma è normale, non perdete nulla, raga, state sereni. A questo punto gli dite al vostro amico di entrare dentro la base operativa sua. Mi raccomando, prima di entrare, che sia sicuri che ha l'Avenger fuori. A questo punto, una volta che il vostro amico è all'interno della sua base operativa, guardate bene in alto a destra cosa dovrà fare. Mi raccomando, noi che siamo i donatori dobbiamo mantenere premuto il tasto per accelerare RT e R2, quello non lo mollate mai, è fondamentale. Intanto il nostro amico è entrato dentro la sua base e si troverà, raga, il nostro Avenger, mentre il suo ce l'ha fuori. A questo punto sale sull'Avenger, raga, e una volta che sale sull'Avenger noi dobbiamo scendere. A questo punto il nostro amico che sta prendendo l'Avenger dovrà farci una modifica, quindi cliccherà freccia destra per fare una modifica all'Avenger. A questo punto farà una modifica qualsiasi, ragazzi, e una volta che ha fatto la modifica avrà praticamente già salvato il tutto. Quindi a questo punto dovrà uscire dalla base operativa direttamente con l'Avenger e sarà con l'Avenger mod. Adesso, raga, dovrà rientrare all'interno della base operativa facendo rimanda Avenger al deposito. A questo punto dovrà rientrare all'interno della sua base operativa a piedi, raga, e se tutto è andato a buon fine avrà già l'Avenger all'interno della base. Potrebbe essere che li abbia entrambi, sia il suo che questo moddato, ma raga, è un bug del momento, perché a quel punto, quando poi cambierete la lobby, si sarà messo a posto. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, se volete supportarlo alla grandissima abbonatevi e alla prossima! Bella regà, bada bam! Per chi è arrivato alla fine di questo video, ragazzi, vi voglio ricordare che gli account moddati non sono più scontati. Bella regà!